La libreria Tra le righe si trova in Viale Gorizia 29 a Roma ed è nata nel settembre del 2005. Tutto è iniziato dal sogno di due ragazze con la passione per i libri e il desiderio di creare un luogo di condivisione di cultura e idee. E adesso sono 8. 8 lottatori incalliti, perché le difficoltà sono all'ordine del giorno. Libri, bistrò, laboratori per bambini, laboratori per adulti, reading, circoli letterari, incontri di vario genere, sono le attività che potete trovare a Tra le righe, insieme a muffin e torte pazzesche che male non fanno. Intorno a questi 8 coraggiosi si è creata una piccola comunità, in continua crescita, di persone che gli vogliono proprio bene e che portano il loro contributo non soltanto acquistando libri e usufruendo del bistrò, ma proponendo idee e progetti e aiutando nelle attività più disparate, tipo l'inventario. Il loro sogno è riuscire ad andare avanti e far diventare la libreria Tra le righe una realtà solida, dove si entra bambini e vi si torna da adulti. E a noi pare che ci stiano riuscendo benissimo. E adesso passiamo direttamente a loro la parola. Valentina e Paola ci consigliano 3 libri per chi ha voglia di cambiamento. Ciao, sono Valentina della libreria Tra le righe e uno dei libri per il cambiamento a cui ho pensato subito è Il grande marinaio di Catherine Poulain. È un libro autobiografico, lei è una donna principalmente, oltre ad essere una scrittrice, ha scritto un grandissimo libro, e che nella sua piena maturità di donna decide di fare un cambiamento radicale. E una donna non è soltanto colei che deve mettere su famiglia, deve avere necessariamente una casa, e deve badare a qualcuno. Una donna può essere anche un grande marinaio e lei parte, va in Alaska sui pescherecci, quindi a fare una vita durissima, però impagabile dal punto di vista dell'orizzonte, della libertà. E il suo sogno è quello di arrivare ai confini del mondo e lasciar penzolare i piedi nel vuoto, e ci riesce. Libro bellissimo. Ciao, sono Paola della libreria Tra le righe. Uno dei libri sul cambiamento che pensavamo di consigliarvi è Chimamanda Ngozi Adichie, Quella cosa intorno al collo, in Audi Editore. È una raccolta di 12 racconti della scrittrice nigeriana trasferitasi negli Stati Uniti, e che può quindi raccontare sulla propria pelle quello che ha vissuto attraverso il cambiamento, che è il passaggio non solo da un paese a un altro, ma da uno stato psicologico a un altro, da uno stato anche sociale, un cambiamento che coinvolge la persona in tutti i suoi aspetti. E lei lo fa con una scrittura molto nitida, essenziale, e in questo modo il lettore riesce a immergersi completamente nella vita dei personaggi che appunto Chimamanda ci racconta, ed è bello perché stai lì e vivi le loro storie. E un altro libro a cui il pensiero è andato nell'immediato per il cambiamento è questo di Amy Liptroff, Nelle isole estreme. Anche questo è un libro autobiografico e qui la protagonista parte da una realtà estrema, perché lei nasce in una delle isole Orcadi e appena può scappa e va a Londra, dove pensa ci sia il mondo, ne tornerà con diversi lividi e tornerà nelle sue isole. E anche qui la natura è fondamentale per riscoprire se stessi, il proprio corpo, le proprie necessità, e lei capirà che le cose, ciò che veramente è importante è legato a qualcosa di molto più profondo di quello che arriva spesso dall'esterno. Libro bellissimo, paesaggi meravigliosi, sembra veramente di essere lì a guardare l'aurora boreale con la Liptroff.